Sono risultati negativi anche gli ultimi 27 tamponi eseguiti sul personale sanitario dell'ospedale San Francesco di Nuoro. In totale, quelli effettuati sul personale del nosocomio nuorese sono stati 166 e tutti hanno dato esito negativo. Un allarme che era nato dopo che erano risultati positivi al coronavirus 16 operatori. Un'ottima notizia nel quadro allarmante di comunicazioni che tutti i giorni arrivano dalla linea del fronte della guerra contro il Covid-19, che vede i medici e gli infermieri dei sistemi sanitari della Lombardia, dell'Emilia-Romagna e del Veneto combattere una battaglia decisiva, spesso a costo di gravi rischi personali, per riuscire ad arginare la diffusione dell'epidemia. Una linea del Piave che questi eroi moderni stanno difendendo a tutti i costi per consentire ai sistemi sanitari delle altre regioni di prepararsi a un'eventuale diffusione su scala nazionale del virus. Gli esami negativi permettono al momento di scongiurare la ventilata chiusura dell'ospedale San Francesco di Nuoro, che ora potrà affrontare una malaugurata escalation dell'epidemia. Ma per aiutare il personale sanitario ad affrontare il Covid-19 serve la collaborazione senza eccezioni di tutti i cittadini che devono attenersi alla lettera alle disposizioni del decreto Io resto a casa e uscire dalla propria abitazione solo per validi motivi. Ancora tanti e troppi cittadini stanno sottovalutando questa epidemia che ha già provocato oltre 2.000 morti e quasi 20.000 contagi. Anche a Nuoro si vedono ancora tanti cittadini in giro, spesso si muovono in coppia senza rispettare le distanze. Serve una presa di coscienza collettiva per evitare che anche in Sardegna si arrivi all'emergenza, che al momento, almeno stando ai casi positivi riscontrati, è gestibile sotto il profilo sanitario. Le forze dell'ordine stanno facendo i controlli e denunciando i trasgressori, ma serve il senso civico dei cittadini e in caso questo manchi, almeno all'amor proprio, per arginare la diffusione del coronavirus.